Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e con le news dal mondo dei ragazzi. Ma partiamo subito con una notizia interessante. Lo sapevi che con il latte si possono preparare tante cose buone, oltre al formaggio e al burro? Anche la panna, lo yogurt, i budini e il mascarpone e tantissime creme per i nostri dolci. Per alcuni di questi prodotti serve una certa quantità di latte, come ad esempio per fare il burro ci servono circa 25 litri di latte. Non c'è dubbio che il latte sia un alimento che nasce proprio per essere mangiato, anche perché è davvero nutriente, ricco di calcio e proteine. Ma vediamo il nostro servizio su come Lacti sta facendo conoscere ai bambini l'importanza del latte. Pixar Migliori 5. Recentemente è uscito il film d'animazione Pixar Alla ricerca di Dory. Ciao, sono Dory. Sequel del più famoso Nemo. La Pixar Animation Studios è una casa di produzione cinematografica che esiste dal 1979 e dal 2006 fa parte della Walt Disney Company. Ad oggi sono 17 i film d'animazione prodotti, ma tra tutti, quali i preferiti dai ragazzi? I più avvincenti, quelli che sono rimasti nel cuore. Per noi sicuramente Cars. Il servizio che stiamo per lanciare ci dirà quali sono i 5 migliori film Pixar fino ad oggi. Alla ricerca di Nemo ci mostra la storia di un padre che affronta ogni tipo di sfida in fondo al mare per salvare il figlioletto disperso che è una pinna trofica. Wall-E presenta un futuro in cui la Terra è completamente ricoperta di spazzatura e in cui gli esseri umani mangiano male e troppo. Remy è un topolino che vuole a tutti i costi diventare uno chef. Ratatouille è un racconto che ha come insegnamento principale quello di inseguire i propri sogni e crederci fino in fondo. Al secondo posto troviamo Monsters & Co. La storia ha come protagonista Sally, Mike e una bambina dall'onomatopee con nome Boo. Al primo posto Toy Story, una famosissima storia di giocattoli animati come Woody, un pupazzo cowboy, e Buzz Lightyear, un astronauta super accessoriatissimo. I cosiddetti sport estremi nascono come attività divertenti che vanno sotto il nome di sport californiani. Troviamo il rafting, il paracadutismo, l'arrampicata e molti altri. Questi sport hanno alcuni caratteri comuni: la forza, il coraggio, la sfida, l'imprevedibilità e il rischio. Chi pratica questi sport seriamente affronta i rischi solo dopo averli valutati e aver preso le opportune misure di sicurezza. Insomma, estremi sì, ma con attenzione. Vediamo alcune immagini che tolgono il fiato. Selfie Mania. Ma cos'è un selfie? Si tratta di fotografie che immortalano se stessi, fatte dalla persona stessa. Dagli anni 2000 non si dice più autoscatto e la parola selfie è entrata
nel vocabolario comune. Chi non si è mai fatto un selfie? Questo fenomeno interessa grandi e piccini, giovani e meno giovani. Si possono trovare selfie singoli e in gruppo, perfino con gli amici a quattro zampe. Pare però che stia diventando una moda un po' pericolosa. Il tentativo di stupire con selfie sempre nuovi e creativi forse ci sta un po' facendo perdere la testa. A volte, per davvero, eccone la prova. Buongiorno a tutti. Sempre di più oggi si parla di scuola digitale, anche nelle scuole primarie. PC, tablet, stanno iniziando ad entrare sempre di più nelle nostre cartelle, accanto ai cari vecchi libri. Anche gli insegnanti spesso usano le nuove tecnologie per le lezioni. È vero che i tablet sostituiranno i libri? È giusto? Chiediamolo al nostro esperto, l'ingegner Finazzi. Buongiorno, ingegner Finazzi. Buongiorno, certamente ci sono vantaggi e svantaggi. I tablet peserebbero meno nelle cartelle dei bambini e gli permetterebbero di trovare qualsiasi notizia utile, ma anche di distrarsi se non usati nel modo giusto. Vediamo il punto di vista di alcuni ragazzi. Ciao a tutti, io mi chiamo Sara Nembrini e oggi ho fatto la ciacchista. Ciao a tutti, mi chiamo Marina e oggi ho fatto la caramen. Ciao a tutti, oggi mi chiamo Ciao a tutti, mi chiamo Marina. Oggi ho fatto la caramen. Ciao, mi chiamo Marina e oggi ho fatto la cameramen. Ciao, mi chiamo Paolo e oggi ho fatto cameraman.